ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyder e ragazzi, oggi come ogni mattina, porca trottola, anche se è domenica non è un problema, ragazzi, parleremo di grandi, grandissime novità per quello che riguarda il nostro Fortnite. Ovviamente ragazzi, posso solamente ringraziarvi per aver guardato in tantissimi i video di ieri, entrambi ragazzi, relativi a Fortnite per Android. Abbiamo visto quante novità stanno per arrivare, abbiamo visto come sono stati modificati i dispositivi compatibili e abbiamo visto che ragazzi, oramai l'uscita di Android per Fortnite è veramente questione di giorni. Vi ricordo con precisione il 24 agosto, data di rilascio ufficiale del Samsung Note 9, l'unico telefono che al momento avrà preinstallato Fortnite in versione beta. Oggi invece ragazzi parliamo di armi, ragazzi, non so bene perché doveva essere armi quello che ho fatto. Parliamo di armi perché ragazzi c'è un grandissimo, incredibile ritorno sul nostro campo di battaglia. So che quelli che giocheranno da tanto a Fortnite, almeno da novembre, dicembre, ricorderanno sicuramente tutte le armi che abbiamo passato e provato sul nostro campo da gioco. Molte se ne sono andate purtroppo, alcune le hanno inserite, poi si sono resi conto che erano troppo OP e quindi le hanno depotenziate, altre invece sono riuscite a guadagnarsi un posto di diritto nel nostro arsenale. Voglio ragazzi farvi vedere, abbiamo anche un video oggi, quindi almeno voglio farvi vedere una cosa. Pronti? Mi tengo ragazzi, tenetevi, devo saperlo, nei commenti mi dovete scrivere su cosa vi tenete quando ve lo dico. 3, 2, 1, su, momento, 1, starca di quella porca che ho sbagliato, Sabatrighi, guarda, dai, anche la domenica. Ma Xyder, ma sempre i codici, Fede. Sì, ragazzi, sì, sempre i codici vi faccio vedere, perché questo, ragazzi, è un codice veramente incredibile, che vuol dire veramente wow. Un codice che è stato recuperato, ovviamente, dal team mio di Dataminer. C'è il Fabione che trova la roba e manda via, c'è il capitano che fa altre cose, poi c'è Aydin e Marco e altra gente che mi aiuta di brutto per queste robe, ma questo ragazzi è una parte di codice che è più che limpida come l'acqua limpida. La prima riga non ce ne frega niente perché è parte del codice che c'era già dentro, che non ci interessa, ma la seconda, la terza e la quarta riga, ragazzi, Fortnite Game Content Athena, vi ricordo Athena è praticamente la cartella principale del gioco, items, quindi oggetti, weapons, la sottocartella, quindi armi, with rifle, Zapatron, Zabridi, ragazzi, la Zapatron, Athena CR T.03.wasset, non so, ci saranno dei loro codici per indicarlo, ma ragazzi, Zapatron, un grandissimo ritorno, un po' come è stato per il Cavaliere Rosso, di una delle armi più potenti e allucinanti di Fortnite. Un'arma che c'è su Salva al Mondo, che c'era, credo, su Salva al Mondo, perché l'antiratavia. E molti diranno qua, Xyder, sei sicuro che la vogliono rimettere sul Battle Royale? Perché guarda che era un'arma che c'era in Save the World, io ce l'ho ad esempio, ringrazio il ragazzo che me l'ha regalata, leggendaria pure, cioè, allucinante. Questi sono codici presi da Battle Royale, ragazzi, quindi me l'ha garantito il Fabione, o peggio vi lamentate con lui, perché io queste cose non le so fare. Ragazzi, che cos'è la Zapatron? Qua che stiamo parlando è proprio questa, ragazzi, Sbronk, è un'arma allucinante, sarebbe la prima arma futuristica
che verrebbe reinserita nel nuovo Fortnite. Dico nuovo Fortnite perché diciamo che Fortnite a novembre, dicembre, ottobre era un po' un gioco tipo PlayStation 1, nel senso faceva, era bellissimo, però faceva ridere il colon. Quindi questo invece, ragazzi, da gennaio, con l'introduzione delle season, con l'introduzione delle migliorie, delle patch, di una storia concreta sotto, è diventato a parer mio il nuovo Fortnite. E ragazzi, non mi voglio limitare solo a farvi vedere un'immagine, come vedete ha un nucleo centrale che lascia molto presagire quello che potrebbe sparare a due, come si dice, tubi sotto per dare l'energia. Questa funziona praticamente come una cella di energia in Save the World. Ma guardate qua ragazzi, guardate quello che vi stavo per dire. Togliamo un secondo l'immagine slideshow, mettiamo questo, vi faccio vedere cosa voleva dire a dicembre Zapatron. Non c'è l'audio per il copyright, questo è un utente francese, ha pescato dentro nell'airdrop lo Zapatron. Cioè ragazzi, fermi, guardate, me ne sono accorto adesso, guardate cosa c'era nell'airdrop, c'erano anche le trappole, quelle di Save the World. Oh mio Dio, guarda, ma stai scherzando, te la faccio rivedere. Attenzione. Cioè gli ha tolto 150. Adesso non diceva ancora da quanto era la distanza, ma ragazzi, la Zapatron era un qualcosa di allucinante, ragazzi. Proseguiamo, andiamo avanti. Quindi se la rimetteranno sicuramente sul gulu avranno veramente del filo da torcere a tutti i fucini da cecchino migliore. Altre migliorie, ragazzi, sappiamo qualcosa su Fortnite. Ecco qua ragazzi, questa è una cosa scritta, adesso io non so bene da chi sia stata scritta, però credo che se me l'hanno mandata deve essere qualcuno tipo su Reddit. Qua dice: Fortnite added in the cosmetics files the added vehicles decoration and victory poses. Allora qua dicono, ve lo traduco io, dalla patch 5.0 di Fortnite, in Fortnite appunto, sono state introdotte delle sottocartelle che si chiamano Vehicle Decoration, quindi decorazione dei veicoli, ragazzi. Avevo già fatto un bel video a riguardo e poi la cosa era morta lì perché non si sapeva molto, quindi ve lo voglio ricordare nuovamente, ragazzi. Presto, non sappiamo quando, avremo la possibilità di personalizzare il nostro veicolo. E non solo ragazzi, in queste righe viene detto anche che è stato aggiunto una sottocartella che si chiama Victory Poses, cioè le emote da utilizzare in caso di vittoria. Questo vuol dire che quando noi vinciamo una partita, se abbiamo delle emote che possiamo mettere come preferite per la nostra vittoria finale reale, automaticamente alla vittoria il nostro personaggio si comporterà come noi gli abbiamo detto di comportarsi, quindi con le emote che noi abbiamo messo come preferite. Per adesso ragazzi non voglio farvi vedere altro, anche se avrei dell'altro materiale, ma non vi voglio caricare troppo di roba. Cominciamo ragazzi a goderci un possibile ritorno della Mega Zapatron e ben presto torneremo a parlare di modifiche ancora per il nostro personaggio a livello estetico e di modifiche per quello che riguarda la decorazione dei veicoli. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando, lo so che agosto siete in pochi, ma mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto. Ragazzi, non dimenticate di fare due cose: iscrivervi al canale e fare un salto anche sulla mia pagina Instagram, dove troverete sempre delle cose carine che magari non c'entrano per forza con Fortnite. Noi ci vediamo in live
stamattina coi fan. Ciao!